Appassionati di hockey, amici di Fisio TV, ben collegati dalle Pallasport di Montebello, benvenuti alla casa della TR Chimica Montebello, la prima partita che si gioca qui in questo palazzetto nel 101esimo campionato di hockey SOP. Si affrontano questa sera TR Chimica Montebello contro Team Servica Monza. Ciao Simone. Ciao a tutti e ciao Gabri. Simone, abbiamo visto che il Monza ha già giocato una partita e che è partita un 7-0 del Vercelli. Il Monza manda un chiaro segnale al campionato. Sì, sicuramente il Monza ha rispecchiato quello che ci si aspettava dopo il mercato fatto appunto nel mercato estivo. Un 7-0 veramente netto, non c'è mai stata partita per il Vercelli. Veramente, veramente tanta roba quella della formazione guidata da Tommy Colamaria, che appunto ha giocato nel posticipo di mercoledì sera, mentre un Montebello che è reduce dalla sconfitta a Sarzana, però con tanti meriti. Sì, esatto, il Montebello è uscito 4-2 con il Sarzana nonostante una buona partita. Ora chiedo alla regia se si può andare con l'intervista di Mauro Zini, che ha dato due parole sulla prima partita giocata dal Montebello. Qui con Mister Zini, allenatore del Montebello. Montebello ancora 0 punti nonostante la prima partita giocata a Sarzana, giocato bene, ma ancora manca qualcosa. Beh, mancano sicuramente i 3 punti, corretto, hai detto te, però siamo tornati a casa con delle cose positive. È una pista difficile come Sarzana, non è mai difficile giocare là, però cose positive portate a casa, messe in bacheca e trasformate questa settimana, pronti per farvele vedere da questa partita. Questa sera davanti al Montebello c'è il Monza, ricordiamo che vengono da una vittoria netta per 7-0 contro il Vercelli. Come la vedi questa gara? Ma sicuramente sono partiti molto bene, un 7-0 importante che sicuramente dà fiducia a loro, quindi questo è un punto a favore loro e negativo per noi. Però siamo veramente consapevoli e carichi delle nostre potenzialità, di quello che vogliamo fare, quello che vogliamo trasmettere, quindi secondo me vi aspetta una bellissima partita. Grazie e buona fortuna. Grazie. Queste le parole di Mister Zini dopo la partita appunto con il Sarzana Montebello, che ha giocato bene, 4-2, lui, il mister, è contento, ma appunto mancano ancora i 3 punti alla squadra vicentina. Allora invece adesso andiamo ad ascoltare le parole di mister Colamaria. Proviamo. Qui con mister Tommaso Colamaria, allenatore del Monza. Un Monza che è partito decisamente bene, un 7-0 al Vercelli, e questo manda un chiaro segnale a tutte le squadre. Fondamentalmente mi piacerebbe che questo segnale arrivasse nel modo giusto a noi, fosse arrivato nel modo giusto a noi, perché un 7-0 può destabilizzare alla prima di campionato con una squadra come il Vercelli, che è una delle squadre più esperte. Difatti nel poco tempo che abbiamo avuto per preparare questa partita abbiamo lavorato specialmente su questo, perché oggi è una partita tutta diversa. Un 7-0 con una squadra così giovane potrebbe un po' fuorviare e farci partire oggi con qualche centimetro sollevati da terra, e questo sarebbe deleterio. Davanti a voi questa sera c'è il Montebello, una squadra che ha giocato una partita a Sarzana, uscita sconfitta per 4-2, ma nonostante questo ti chiedo come la vedi questa gara e come l'avete preparata. Ma ho detto, lavorando prima di tutto sul fatto che è una partita completamente diversa da quella col Vercelli, che a Montebello è 2 anni che veniamo e chiamo, che è vero che ha perso Sarzana 4-2, ma con una squadra che punta decisamente ai piani alti della classifica. Quindi è una partita che è da prendere con le pinze, tutte le partite, molto delicata dal nostro punto di vista, perché potrebbe in effetti aggiungere propellente a quel 7-0 o a quei 3 punti che abbiamo conquistato mercoledì, così come potrebbe riportarci un attimino con i piedi per terra, e che a questo momento non sarebbe neanche un dramma perché siamo all'inizio del campionato.
Grazie e buona fortuna. Mister Colemaria che invece cerca, no, di mantenere il suo Monza coi piedi per terra. Sì, assolutamente, lui ha ammesso quanto fatto di buono mercoledì sera, però con i piedi per terra, mani avanti, è sicuramente una sfida molto delicata questa per lui. Ha confermato il fatto anche della statistica, perché come diceva giustamente il mister Brianzolo, il Monza arriva da 2 anni che in questa pista non vince e non solo, perde nel finale. Sì, esatto, ricordiamo appunto come ben detto te, il Monza fa fatica su questa pista storicamente, cercherà ovviamente di ricevere, anzi di trovare appunto i 3 punti qui in questa pista, dove appunto non vince da 2 anni. Simone, ti chiedo le formazioni. Sì, intanto squadre che si apprestano ad entrare in pista, Montebello che scende in campo con questa tenuta rossonera a bande gialle in porta, con il numero 1 Juan Carrion, con il numero 5 il capitano Patricio Ipinazar, con il numero 79 Thomas Vega Fernandez, con il numero 8 il vice capitano Alberto Peripolli, con il numero 73 Matteo Luguercio, con il 6 il grande ex di giornata Andrea Borgo, con il numero 7 Luca Lombardi, con il 77 Alex Zordan, con il numero 11 Simone Bolla e tra i pali il secondo portiere Michael Nardi, il tecnico appunto che abbiamo sentito prima, Mauro Zini. Mentre per il Monza, che vediamo sta prendendo tutti i minuti buoni per concentrarsi, deve ancora fare suo rientro in pista. Andiamo a vedere intanto le formazioni ufficiali, con il numero 10 il portiere Filippo Fongaro, con il numero 6 Francisco Bielsa, con il numero 84 Matteo Zucchetti, con il numero 9 Julian Tamborin de Guy, con il numero 7 il capitano Matteo Galimberti, con il numero 4 Marco Gariboldi, con il numero 11 Elia Petrocchi, con il numero 75 Alessandro Uva, con il 76 Gabriele Gavioli e con il numero 1 Luca Borgonovo. Arbitri dell'incontro il signor Rondina Marco e Righetti Matteo, l'ausiliario capitano. Ricordiamo che in questo weekend si sono giocate anche le prime partite di qualificazione per la Champions League. Ai noi, un'Italia che un po' non è andata benissimo. Ricordiamo Valdagno sconfitto uscito con il pareggio contro il Cotra e poi perso ai tiri diretti contro appunto la formazione francese. Appunto sì, un parziale che non ha ben figurato per le nostre italiane. Ricordiamo che anche il Grosseto non è riuscito a uscire vincitrice contro il Tomar. Intanto Monza che appunto entra in pista con tenuta tradizionale rosso, bianco e blu, andrebbe diciamo a scontrarsi con i colori sociali del Montebello, che dunque opta per questo colore rosso-nero. Sì, esatto, come hai ricordato tu anche il Grosseto non è riuscita nell'impresa, no, di qualificarsi, uscita con la sconfitta per 9-2 contro il Noisy Le Grand e per 5-4 contro Tomar. Invece la Follonica, una sfortuna incredibile, volo cancellato poco prima di partire e il saluto quindi alla Champions League. Sì, sono purtroppo delle cose che possono capitare queste. Andiamo sicuramente un abbraccio ai nostri amici del Follonica che non hanno potuto gioire nel turno appunto di Coppa. Intanto ecco squadre che si preparano al loro ingresso. Ricordiamo che appunto ieri sera si è giocato anche il secondo turno di campionato per il Centro Porsche Firenze Hockey Versilia Forte dei Marmi contro il Bassano, che è uscito vincitore per 3-2. Sì, esatto, sono anche questi risultati importanti, soprattutto il Forte dei Marmi, che anche loro danno un chiaro segnale al campionato, seconda vittoria consecutiva dopo il 10-0 vinto a Breganze, un 3-2 che la può dire lunga, no? Il Forte dei Marmi conduceva 3-0 e poi in pochi secondi il Bassano è tornato sotto. L'altra partita invece tra Breganze e Vercelli ha avuto la meglio il Vercelli per 6-3 dopo un avvio di stagione non buono per gli uomini di Crudelli. Ricordiamo la sconfitta appunto contro il Monza per 7-0. Sì, tornando alla partita appunto del big match tra Forte dei Marmi e Bassano,
si recrimina anche un fallo nel photo finish alla sirena proprio ai danni dei vicentini, che sicuramente, visto il recupero, potevano anche meritare qualcosa in più. E poi, appunto, come dicevi giustamente te, Marcelli che si è imposto sul Breganze, che deve ancora rinviare la gioia dei primi tre punti in Serie 1. Una buona connessione di pubblico qui al Palasport di Montebello, presenti ovviamente per i Monza anche i loro supporters, i Bagai, che vediamo sbandierare le loro bandiere. Tanto, appunto, queste due formazioni che tanto avranno far da vedere questa sera, Gabri, soprattutto Montebello che, appunto, come dicevamo, recrimina un po' anche quello che ha fatto vedere a Sarzana. Sappiamo benissimo, come ha detto giustamente anche Mauro Zini, quanto è difficile giocare in una pista come quella del vecchio mercato di Sarzana, però Montebello ha veramente ben figurato, ha fatto vedere quello che di buono si era già visto nei vari impegni pre-campionato, e ora mancano veramente soli tre punti. Sì, esatto, il Montebello, nonostante il risultato, ha giocato un'ottima gara al vecchio mercato. Ricordiamo che comunque davanti c'è il Sarzana, che tra l'altro anche loro si sono qualificati per la Champions League, la vittoria, un'ampia vittoria contro gli inglesi del Kings Leon, e poi la sconfitta contro l'Igualada di quest'oggi per 11-7, che comunque è un'ottima prestazione dalla parte della squadra allenata da De Rinaldis. Sì, sicuramente riconferma anno dopo anno una formazione veramente che punta sempre più in alto, lo stiamo vedendo negli ultimi anni, che lotta veramente per zone importanti, ed è giusto così alla fine, perché veramente riesce a costruire ogni anno una formazione degna di essere tenuta una big. Sì, esatto, nonostante una base del ridotto riesce sempre a imporsi tra le migliori, l'abbiamo visto anche in anche gli acquisti, no, del Monza, ricordiamo Domenico Illuzzi per citarne uno, ma soprattutto questo giovane argentino, il Montebello l'ha provato sulla propria pelle, Joaquin Olmos. Sì, è stato veramente MVP di giornata, lui che, ricordiamo, è anche compagno di squadra del nostro portiere del Montebello, Juan Carrion, e lì ha avuto la meglio perché ha messo a segno una doppietta veramente incisiva. Intanto, andando a vedere qui a Montebello, ci sono occhi veramente puntati per questo ragazzo, appunto Bielsa, che ha fatto vedere un gol straordinario nella prima giornata. Sì, un'altra schiaccia dalla tre quarti avversaria che ha fatto meraviglie, no? Ma tutto il Monza in quella partita ha fatto grandi cose. Intanto vediamo qua inquadrata la curva del Monza con le proprie bandiere, e ora ecco il fischio iniziale, inizia Montebello contro Monza, il primo tiro è da parte proprio di Bielsa, con il Montebello, con il proprio capitano Fatih Pinazar, a riconquistare palla, giocare a lunga per Lombardi, non la trova il possesso, allora Zucchetti. Sì, Montebello che schiera il quantetto classico già visto appunto nella prima giornata con Carrion, Lombardi, Cardoso, Borco e il capitano Pinazar appunto all'avvio di questa partita. Dall'altra parte abbiamo Zucchetti, Filippo Fongaro, tra i pali Bielsa, Tamborin, De Gui e appunto il numero 75 Alessandro Ugo. Sì, ricordiamo anche la velocità, no, che al Monza anche nel gioco, un gioco molto dispendioso, ha una buona panchina, si è visto nella partita di mercoledì contro il Vercelli, con Tamborin Degui che ricordiamo l'anno scorso capocannoniere del Monza e anche del campionato fino a poche giornate dalla fine, che ha giocato meno minuti del solito. Attenzione ora a Cardoso, prova a entrare in area di rigore, viene fermato proprio da Bielsa, lotta sull'angolo e riesce poi a gestire verso Tamborin Degui. Uva va a bloccare i Pinazar, cerca di approfittarne, Tamborin Degui marcato stretto da Lombardi e anche da Cardoso, si gioca all'indietro, Bielsa, Zucchetti, finta il tiro, va da Tamborin Degui, si muove là davanti Uva, Zucchetti. Sì, sono istanti di studio questi, attenzione intanto a Bielsa che prova dalla metà campo, finisce troppo alto a questa conclusione del giovane numero 6 argentino. Dicevamo appunto squadre che
che in questi primi due minuti abbiamo visto non sforzare più di tanto il gioco, ma c'è sicuramente tanto tanto da combattere. Lombardi cerca di trovare uno spazio per il tiro, non lo trova, allora gestisce da Borgo, ora i Pinazar si posiziona a rombo il Monza, di conseguenza deve fare il Montebello. Lombardi prova a smuovere la difesa di Colamaria, ora Lombardi a puntare l'uomo, si va da Cardoso, spazio per i Pinazar, eccolo servito il capitano biancorosso, fermato da Zucchetti, riesce comunque a passare l'ex Viareggio. Borgo di prima verso Cardoso, deve andare a concludere però la squadra di casa, ci prova ora Cardoso in alzo e schiaccia, chiude però la porta Fongaro, poi ora Tamburin Degui, pardon, Bielsa nella metà campo avversaria, ecco il Tamburin Degui. Sì, prevedibile qui l'alzo e schiaccia di Cardoso, c'era Fongaro che aveva già capito tutto e si era fatto ben trovare nel primo palio. Cardoso, ex giocatore del Bush, che squadra che milita nella massima serie portoghese, per lui tre anni trascorsi nelle trafile appunto del Mursch, tante le reti segnate, attenzione, ora Uva, Carrion risponde grande presente. Giocata qui di Piesa che ha visto Uva imbucarsi tutto solo, dimenticato della difesa biancorossa, ma che assist Gabi. Sì, qui si vede la qualità da parte di Piesa, ma anche la velocità e la reattività di Uva, un giocatore per caratteristiche molto simile a Luca Lombardi. Sì, sono giocatori con una non molto grandi, diciamo, come statura, ma sono veramente rapidi, hanno una rapidità e un gioco di stecca che è veramente impressionante. Monza che cerca di conquistare metri nella metà campo avversaria, ci ha provato ora Zucchetti con questa pallina nel mezzo, Uva non è riuscito nella deviazione, ora tiro di Tamburin Degui sporcato dalla stecca di Pinazar, quello qua il 5 del Montebello, riesce a trovare Borgo, rientra Borgo, il tiro Fongaro col casco a rispondere presente, prima palla gol per il Montebello. Grande giocata di Andrea Borgo, ricordiamo lui ex di turno, una stagione con appunto il team Salvescar Monza, sfortunata anche perché è stata un po' influenzata dagli infortuni, però veramente ha fatto vedere già grandi cose lui, che appunto è di scuola a Braganza, l'esperienza appunto a Monza, l'anno scorso il trampolino di lancio a Forte dei Marmi e quest'anno il definitivo appunto approdo a Montebello, e ha già fatto vedere tanto. Cardoso dietro porta, non riesce a trovare spazio, allora costretto a giocare dietro verso Lombardi. Finta il tiro, rientra sotto campo, ancora Lombardi, nel rigore Lombardi ha provato il raso terra, abbiamo visto la reattività da parte del numero 7, ora Zucchetti cerca di rientrare, messo giù, arriva il primo fallo di squadra del Montebello. Primo fallo di squadra ai danni del Montebello, Zucchetti era andato via appunto la marcatura di, mi sembrava di Lombardi, un buon gancio qui dell'84, fallo a mio avviso più che giusto. Punizione quindi nella tre quarta avversaria per il Monza, il tiro da parte di Bielsa, Carrion probabilmente neanche l'aveva vista partire, Perina che poi va sul fondo, ha un po' di spazio Borgo, ne approfitta Borgo, ancora la campagnata Andrea Borgo, il vantaggio biancorosso, il piazzato che prende in controtempo Fongaro e Montebello passa in vantaggio dopo 5 minuti di gioco. Andrea Borgo, e l'avevamo detto, la pericolosità di questo ragazzo, guardate, ha fatto tutto da solo, ha preso palline, si è imbucato in area di rigore, ha fatto partire questa accompagnata fin di palo, nulla ha potuto Fongaro e Montebello avanti 1-0. Un gol che serviva molto al Montebello per mettere in chiaro le cose sin da subito. Monza che ovviamente non ci sta e cerca di contrattaccare con Zucchetti, attaccato dall'angolo proprio da Borgo che gli sradica la pallina, si fa vedere Lombardi, Zucchetti lo tiene lì, costretto ad andare dai Pinazar, la gioca lunga verso Lombardi, la pallina fa il giro della porta, ci arriva Cardoso, difende sfera e va da Pinazar, fa segno a Luca Lombardi di uscire, scambio con Cardoso, torna indietro Borgo, finta il tiro, si fa vedere Pinazar, gioca bene il Montebello, si trovano molto bene i giocatori allenati da Zini. Sì, ora con questa rete di vantaggio Montebello può sicuramente gestire meglio la partita, prendere fiducia, e attenzione Lombardi da Borgo.
grandissimo tiro da parte di Luca Lombardi, molta potenza, purtroppo però manca di precisione, sfiora il 2-0 la squadra vicentina. Monza invece che deve cominciare a premere sull'acceleratore dopo 6 minuti di gioco. Ricordiamo il parziale 1-0 per il Montebella, sbloccarla è stato proprio l'ex Andrea Borga. Attenzione Uva, cerca di passare, lo ferma col pattino Cardoso, diventa buono per Zucchetti, cerca l'assist per Bieza, viene fermato ancora da Luca Lombardi. Ricordiamo che quest'anno ci sono stati vari cambiamenti nel regolamento, si può prendere la pallina col pattino e l'abbiamo vista anche in questa circostanza. Sì, hanno cambiato appunto a livello federale alcuni regolamenti, tra questi appunto la possibilità di stoppare la pallina anche con i pattini. Fino appunto alla passata stagione ricordiamo che non si poteva assolutamente toccare la sfera con il pattino, e non solo, abbiamo visto una prima giornata condizionata anche dal warming, in quanto i portieri si portano avanti i wargaming acquisiti dopo il primo movimento nei penalty, e sicuramente vedremo parecchio giocare il secondo portiere. È arrivato il primo cambio dalla parte della panchina di Mister Zini, è uscito Luca Lombardi, è entrato Peripolli, altro ex di giornata anche lui, ex Monza tra le altre. Ora Cardoso da fuori, cerca deviazione, Borgo diventa buona poi per Zucchetti, eccolo il tiro, Carrion col casco a rispondere presente, ora Peripolli, può servire Borgo, pallina che viene sporcata da Tamburin Degui, ancora Montebello. L'ha toccata quel tanto che basta per cambiare la traiettoria della pallina, era un'azione pericolosissima, c'era Borgo tutto solo. Si dispone ancora una volta a rombo il Monza, Borgo cerca di attaccare Bieza, lotta tra numeri 6, a vincere attenzione Cardoso, aveva la buona possibilità per il tiro, non è riuscito però a trovare il tiro pulito, sporcato dalle stecche del Monza. Altro sì. Cambio dalle file di Colomaria, è entrato Petrocchi, autore anche lui di due reti contro il Vercelli nella prima gara di campionato. Cardoso recupera palla nella metà campo avversaria, Cardoso può rientrare un po' lento e alza, Cardoso aveva fatto una cosa meravigliosa, che se usciva veniva giù tutto il palazzetto. Ah, l'avrebbero già premiato come gol dell'anno, perché veramente era riuscito a entrare in una maniera incredibile. Intanto entra anche il capitano Gallimberti, anche lui autore di una doppietta nella prima giornata contro il Vercelli. E che gol che ha fatto anche lui, alza e schiaccia. Ah, che gol, anche lì un gol meraviglioso in alza e schiaccia nella tre quarti avversaria, a battere Verona e a firmare l'ennesimo gol per la squadra allenata da Colomaria, che ora cerca di premere sull'acceleratore. Eccolo Gallimberti, Tamburin Degui, si fa vedere Petrocchi, eccolo servito, anche lui ex Vercelli e Forte dei Marmi. Tamburin Degui cerca di rientrare, diventa buona per Bieza, Carrion con il guantone, però viene fischiato fallo, anzi no, ingaggia due. Aveva nettamente fischiato questo possesso a due il direttore, perché appunto Carrion aveva trattenuto la sfera in mezzo ai gambali, l'arbitro ha fischiato, dopo la pallina è stata deviata in porta, ma nulla da dire. Il Pinasari Tamburin Degui a giocarsi questo ingaggio a due, a vincerlo è il giocatore del Monza. Ora lotta sulla sponda, ancora Tamburin Degui, perde il bastone, allora può recuperare per i folli per i suoi, si gestiscono in avanti Borgo e il Pinasari per allungare la squadra di Mister Zini, che preferisce però giocare a tre all'indietro. Ora per i folli, in aria per i folli, tiro anche lui il raso a terra che fa la barba al palo. Grande occasione qui anche per Alberto per i folli. Veramente lo sappiamo quanto è dotato di rapidità di stecca, mamma mia, veramente grande giocato. Sicuramente avrà qualcosa da ridire Colomaria in questa marcatura su Peripoli, perché sappiamo non gli puoi lasciare mezzo metro, che con quel gancio, con quell'estro che possiede può saltare l'uomo facilmente. È entrato anche Lo Guercio per il Montebello, debutto in questa stagione per lui, intanto Borgo di fatto para un tiro. Ancora Monza, Tamburin Degui, eccolo Lo Guercio, intercetta palla, può ripartire Lo Guercio in area di rigore, cerca di fermarsi, deve difendere con il suo fisico dietro porta l'ex Montecopre Calcino. Ora Ipinazarra,
Bello il diagonale verso Borgo, si inserisce per i Polli, eccolo servito, lo guardo dietro porta. Sì, è molto fluido e soprattutto preciso in questi primi 10 minuti di gioco il Montebello, vediamo passaggi precisi ma sicuri. Nel tiro provato da Ipinazar, sporcato poi dal guantone di Fongaro, ora Petrocchi è agganciato, non secondo l'arbitro, pallina diventa buona allora per lo guarcio. Borgo per i Polli. Tanto ancora Borgo. Presta a entrare Luca, a rientrare Luca Lombardi, vediamo chi sarà a prendere fiato, mi sembra Borgo, sì, è lui quello ad uscire, intanto ancora lo guarcio che ha spazio. Bel tiro qui da parte di Matteo Luguercio, che fa la barba a palo, ricordiamo lui è autore di una rete in quella di Sardana. Attenzione Galimberti, Carrion con la guantone, poi Lombardi rischia molto in area di rigore ma con un ottimo gancio riesce a gestire palla gol anche per il Monza. Luguercio esce ora dalla marcatura di aria fatta da Petrocchi, Luguercio che abbiamo visto anche nella passata stagione nella prima parte a Vercelli e poi a Sarzana, si muove veramente bene in area. Attenzione intanto che qui pallina regalata per Tamborin Degui, che la piazza in mezzo, ancora Tamborin Degui, Montebello si salva Gabri. E attenzione a questo 2 contro 1 per i Polli e Lombardi, Lombardi traversa del Montebello vicino al 2-0 contro qui allora del Monza. Bielsa può buttare lo guercio, ancora Bielsa si gira, Bielsa vuole fare da boa ma viene fermato da raddoppio di Lombardi, ha rischiato molto in questo frangente il Montebello con questa pallina buttata in avanti da Ipinazar, lui di certo non è solito fare questi errori. Non possiamo vedere tutta una partita così Gabri, perché abbiamo visto due capovolgimenti incredibili, vicinissimo il Monza con Tamborin Degui e Gallimberti e dall'altra parte mamma mia come si è stampata sulla traversa piena quella pallina. Sì, grande chance per il Montebello con il tiro di Monza, ora Bielsa commette fallo Steccalta ed ecco il primo time out della gara chiamato da mister Colomaria per dare nuove indicazioni ai suoi giocatori. Ti chiedo Simone, se fossi nei panni di Colomaria cosa diresti ai tuoi giocatori? Sicuramente un Monza che, ripetiamo, ha da riconfermare quello che abbiamo visto a Vercelli. Sapevamo che non era facile e lo stiamo vedendo, perché comunque Montebello è veramente ben impostato in pista, però non nulla da togliere a Monza che ha fatto vedere comunque una squadra ben preparata e le occasioni ci sono davvero. Sì, esatto, abbiamo visto comunque un Montebello con una buona impronta in campo, a Sarzana ovviamente molto più difficile anche per la questione pista, molto difficile quella di Sarzana, mentre il Monza che in questi primi nel primo quarto d'ora scarso di gioco ha faticato un po' di più quest'oggi in confronto contro il Vercelli, probabilmente non si aspettava un Montebello così ben organizzato. Sì, quello sicuramente è un fattore da prendere in considerazione, ricordando perché anche a Vercelli è andato veramente sopra di 3-0 nella via della partita, quindi lì prendi fiducia e ti riescono le cose molto meglio, però le occasioni ci sono e stiamo vedendo veramente una partita equilibrata. Squadra nuovamente in campo con il Montebello che avrà la rimessa in gioco nella tre quarti avversaria, sarà per i Polli a toccare all'indietro verso Ipinazar, così è, lo guercio si fa vedere in aria ma preferisce tornare verso Lombardi, ancora il tiro di Lombardi, ha un tiro veramente molto potente, ora lo guercio ha fatto un ottimo lavoro in area di rigore però poi la spara alta. Sì, una giocata veramente ben eseguita, perché anche abbiamo visto attenzione intanto dall'altra parte, bella imbucata qui di Bielsa, lo guercio che si era girato perfettamente, c'era Fongaro anche leggermente fuori dallo specchio, veramente se l'avessi ingolata meglio l'occasione era veramente fatale. Ricordiamo lo guercio, lui che è un uomo d'area di rigore, il suo ruolo è quello da punta, lo vediamo anche adesso con il suo fisico, è difficile proprio spostarlo da lì e lui fa un po' da boa nell'attacco vicentino, eccolo qua proprio il 73 ex precalcino, torna da lì. Guarda com'è cambiato il Monza dopo il time out, una pressione che comincia ad alzarsi, abbiamo visto Petrocchi andare a prendere per i Polli addirittura della propria metà campo, guarda come
sicuramente quella Moria avrà chiesto questo, ha chiesto molta più pressione. E attenzione, guarda qua, Bielsa, eccolo qui, il pareggio del Monza, segna ancora Francisco Bielsa sull'errore in controllo palla di Matteo Loguercio. Eccolo il pareggio monzese. Lo dicevamo, un Monza molto più cattivo dopo questo time out, andava a prendere i giocatori nella metà campo del Montebello a cercare l'errore dei biancorossi. Così è stato, pallina recuperata, involata su Carion e da lì palla sotto il 7. E quindi no, a 12.40 al termine della prima frazione di gioco, eccolo il pareggio del Monza firmato da Francisco Bielsa, che risponde al primo vantaggio del Montebello di Andrea Borgo. Eccolo qui proprio il 6 vicentino che cerca di rubare palla, però è a Petrocchi ad avere la meglio, ancora l'11 ex Vercelli. Petrocchi torna indietro da Galimberti, Tamburin Degui, si inserisce Petrocchi in area di rigore, da chiari segnali con la Maria i propri giocatori. Galimberti, occhio sul tiro, lo prova, deviazione su Tamburin Degui, para praticamente Borgo, poi gestisce verso Loguercio, difende sfera il 73, ancora Loguercio, raddoppiato, non c'è fallo, lo commette lui perché ha toccato la pallina da terra. Sì, netto qui il tocco di sfera da per terra, ricordiamo che non si può fare, giustamente punizione a favore del Monza. Petrocchi gioca lungo verso Bielsa, di prima a cercare Galimberti per i polli, però arriva prima, si prepara a rientrare anche Thomas Cardoso per il Montebello. Eccolo qui, si al posto di Peripolli, ha speso sicuramente tanto in questo frangente, è giusto che Zini faccia sicuramente ruotare bene i suoi. Attenzione Lombardi che recupera una sfera ma preziosissima. Allora Lombardi, Loguercio, c'è Cardoso nel mezzo, non si capiscono i due, ancora Thomas Cardoso non trova lo spazio, allora si rifugia verso Lombardi, finta il tiro ancora una volta, va da Lombardi, scarico su Loguercio. Borgo, Montebello che gioca molto con l'ultimo uomo, che cerca di prendere velocità, ma con il pressing molto buono del Monza si fa fatica. E infatti ecco qui che Galimberti riconquista palla e va nella metà campo avversaria. Galimberti veramente pericoloso nel tu per tu, ma intanto attenzione Montebello che è qui a spazio, ferma tutto Tamburin Degui, c'era Cardoso imbucato da Andrea Borgo e Montebello che aveva una ghiotta possibilità, Tamburin Degui ferma veramente bene. È entrato anche Simone Bola al posto di Matteo Loguercio per il Montebello, lui di fatto giovanili tutte biancorosse. Sì, lui classe 97, nato e cresciuto nel Montebello, varie le esperienze appunto in Serie 1 e anche in Serie 2, sempre appunto con i colori vicentini. E quest'anno sta trovando minutaggio, Zini gli ha dato fiducia, un giocatore dotato di comunque qualità, e vediamo appunto tutte le sue risposte. Verso Gavioli, è entrato anche lui in campo in questo istante. Ora Bielsa, il blocco di Zucchetti, ancora Bielsa fermato proprio da Simone Bolla. Zucchetti, occhio al suo tiro provato, sporcato poi dalla stecca di Borgo. Montebello che cerca di venire fuori, uscire dal pressing del Monza, anche se si fa fatica. Sì, sicuramente Monza ora ha ottenuto anche una certa fiducia dopo aver ritrovato il pareggio, e in questi frangenti, meno rispetto all'avvio, vedo un po' più di sicurezza da parte del Monza. Il tiro provato da Bies, buona la risposta da parte di Carrion. Ora Bolla, gli fa spazio Cardoso sulla out, ancora Cardoso può puntare, mette il corpo davanti alla pallina, Petrocchi lo disturba, poi contrasto con Zucchetti, poi Fongoro a mettere pulizia nella propria area di competenza. Bielsa può puntare Borgo sotto gamba, chiusura molto potente bene da parte di Bolla, riparte il Montebello con Cardoso, poi però preferisce gestire e andare da Borgo che cerca di puntare, si dimentica della sfera, riparte allora Lele Gavioli, lascia per Bielsa, rientra Bielsa, Carrion, qua è ottima la risposta di Carrion, Gabri,
perché non era facile, è dovuto tuffarsi dall'altra parte. La pallina era veramente ben calibrata secondo me qui dall'attaccante Brianzolo. Grande risposta di Carion. Borgo prende spazio Lombardi, sicuramente ha un altro passo rispetto a Zucchetti. Poi Borgo, eccolo ancora Lombardi. Bolla, può puntare, viene fuori dai blocchi Cardoso, servito, litiga un po' con la sfera il portoghese, ma c'è ancora buona, chiuso da Gavioli, che può far ripartire i suoi Lele Gavioli, scambio con Bielsa. Intanto si riprepara all'ingresso il Pato e Pinazar. Intanto stiamo vedendo appunto Zini che fa ben ruotare i suoi, la partita è a ritmi veramente alti, Gabri, e il dispenso energetico è sicuramente elevato. Bielsa, il tiro ha cercato forse un assist invece per Gavioli, la buona chiusura da parte di Borgo che fa sentire la stecca nelle caviglie di Gavioli. Arriva anche Lombardi, li mette un 2 contro 2, Zucchetti sicuramente con un fisico più importante. Poi c'è il fallo in attacco proprio dell'84, Lombardi a recuperare sfera, la dà verso Cardoso, blocco di bolla, Cardoso rientra, poi la chiusura da parte di Bielsa, ancora Cardoso. Sì, chiama i suoi qui Cardoso, è veramente impostato bene il Monza in difesa, fa veramente fatica ad entrare molto bene. Ancora Cardoso si deve un po' arrangiare l'ex Murs. Borgo. Sì, lui ricordiamo di scuola Benfica, stanno l'esperienza, attenzione intanto Lombardi da fuori, pallina che rimane lì, ma mi sembrato che l'avesse toccata da terra, mi sembrava l'avesse toccata da terra il difensore Brianzolo. Vediamo se... Non è dello stesso avviso il direttore di gara, quindi si ripartirà da una punizione in favore del Monza. Sì, 7-22 al termine di questa prima frazione di gioco, e intanto sicuramente più rilevante la situazione dei falli, 4-0 ai danni del Montebello, ancora mentre è più corretta la situazione per quanto riguarda il Monza. Intanto, eccolo qua, il primo fallo di squadra fischiato appunto ai danni degli uomini di Comella Maria. Sì, un blocco irregolare da parte di Zucchetti, poi il Montebello non gestisce bene questa punizione. Ora Bielsa cerca la pallina dentro, buona la chiusura da parte di Borgo. Il Montebello che deve rimanere lucido di testa, abbiamo visto l'anno scorso, mancava un po' di questo, no? La lucidità, ovviamente c'è tutt'altra squadra in campo, nessun giocatore che ora è in pista c'era nella squadra dell'anno scorso. Sì, squadra completamente nuova, sono rimasti Michael Nardi appunto tra i pali, Zordan e Alberto Beripolli e Bolla, però, e Simone Bolla giustamente, scusami, però appunto una squadra completamente nuova, ancora sicuramente da amalgamarsi bene, però ecco Montebello, visto tutto quello che manca ancora per questa sfida, deve cercare di non forzare troppo il gioco, perché abbiamo visto il Monza è veramente reattivo nella ripartenza e può far male. 6:30 al termine della prima frazione di gioco, 1-1 il risultato, al vantaggio di Borgo ha risposto Francisco Bielsa. Ecco qui proprio Borgo, si inserisce Ipinazar, ancora Pato Ipinazar, capitano questa stagione della squadra biancorossa, con Ipinazar ha fatto molto bene. Poi c'è la chiusura da parte di Gavioli in velocità, va da Zucchetti, attenzione al suo tiro, allarga invece per Bielsa, ecco lì il casco, Carrion a dire di no, il proprio compagno di nazionale. Ora attacca il Montebello con Borgo, sparatona di Carrion, paratona perché era difficilissima, Gabri, era disteso a terra, Bielsa l'ha visto, l'ha messa lì sul primo palo, con il casco ci è arrivato, grande giocata. Ricordiamo Juan Carrion, classe 2004, attenzione al tiro e alla traversa colpita da Petrocchi, vicino al vantaggio il Monza. Sì, grande occasione ancora del numero 11, ex Vercelli, e prima Forte dei Marmi, quest'anno le approdo a Monza,
ha già fatto vedere tanto contro appunto la sua ex squadra nella prima giornata e stiamo vedendo ancora tanta qualità. Molto bello rimettere la pallina in gioco con Bolla a far allungare la propria squadra, seguito da Zucchetti, poi raddoppiato anche da Tamburin Degui. Cardoso doveva avere la meglio, ancora Cardoso, diventa buona per Bolla per un attimo, però arriva la stecca di Zucchetti che cerca di allungare i suoi, ancora Zucchetti, c'è spazio ora per il tiro da fuori, ancora Carrion riesce a parare questa setta da parte di Gavioli. Sì, ora le occasioni si fanno sempre più importanti, squadre che si stanno anche un po' sbilanciando vogliono questo vantaggio e stiamo veramente vedendo un po' di spazio. Eccolo ancora il tiro da parte di Tamburin Degui, la chiusura di Borgo, poi pallina che esce dal rettangolo di gioco, quindi rimessa in favore del Monza con Petrocchi per Tamburin Degui. Gavioli, Zucchetti, Petrocchi seguito da Ipinazar, raddoppiato anche da Bolla. Zucchetti, Bolla al rovescio, la chiusura di Cardoso. Per gestisce verso Ipinazar, può puntare Petrocchi, taglia il campo, ancora Ipinazar, può pensare al tiro, lo fa per un momento ma poi preferisce gestire palla, ancora sì, Ipinazar. Aveva anche lo spazio Ipinazar per tentare il tiro, ha preferito andare dietro porta, forse ci stava anche l'opzione da fuori. Che poi ha cercato un gioco di prestigio nei pressi di Fongaro, bravo il portiere Scuola Valdagno a dirgli di no. Ora Lombardi si distende bene Montebello, ma c'è anche una buona chiusura da parte di Petrocchi. Allora Tamburin Degui, il tiro di Tamburin Degui, Carrion la tiene lì, buona la parata di Carrion. Sì, Carrion finora veramente impeccabile, il gol non poteva farci niente e... come dall'altra parte anche il nostro Vicentino Fongaro, lui di Scuola Valdagno, la seconda stagione alle vesti del Team Service Car Monza, giovane veramente promettente. Sì, Filippo Fongaro classe 2003, come hai detto te, seconda stagione al Monza dopo averne trascorso una come secondo portiere del Valdagno, che si mostra ancora una volta una buona scuola per i portieri. Sì, sicuramente a livello vicentino, ma anche a livello nazionale i nostri portieri hanno una scuola e una preparazione veramente, veramente importante. Basta pensare ai nostri portieri della nazionale, i Varignata, Barozzi, Scaria, Zampoli, veramente ne abbiamo di veramente importanti e soprattutto giovani, perché se pensiamo che Scaria con la sua esperienza che ha maturato negli anni, ma ricordiamo che è un classe 98, 25 anni, lo stesso Zampoli classe 99, quindi abbiamo veramente una scuola e un prospetto futuro di tanta roba. E l'abbiamo visto anche negli europei Under 17, dove l'Italia è uscita al terzo posto, persa la semifinale contro la Spagna. Abbiamo visto gli ottimi portieri da Mugnaini a Maggi, su quel ruolo lì possiamo dire che siamo messi bene. Sì, veramente le basi ci sono, si è lavorato bene a livello sicuramente di singole società, ma anche a livello proprio nazionale, di federazione, le preparazione c'è, quindi è tutto da guadagnare ancora. Ingaggio 2 fischiato da il direttore di gara, a vincerlo è Ipinazar, che trova poi Lombardi, tocco verso Borgo da parte di Ipinazar per i Polli, su di lui c'è Petrocchi, stazione dietro porta l'otto del Montebello, non vuole forzare troppo il gioco perché rischierebbe di fatto di creare un contropiede e abbiamo visto quanto è pericoloso il Monza in contropiede. Ipinazar, eccolo il tocco, voleva forse uno scambio invece per i Polli. Ora Tamburin Degui cerca l'assist e lo trova verso Galimberti, la chiusura da parte di Borgo, eccolo servito il numero 6 ex Forte dei Marmi, lo scambio proprio con l'altro ex Forte dei Marmi, Lombardi
che provano infatti ora un altro scambio, ora Peripoglia a gestire verso Ipinazar. Sì, era ottima l'idea. Peripoglia deve fare il giro della porta, c'è la chiusura fallosa da parte di Galimberti. Sì, andando a rivedere appunto lo scambio tra Borgo e Lombardi, che ricordiamo nella passata stagione hanno giocato con le vesti del Forte dei Marmi, si capiscono molto i due, una bella verticalizzazione, dai e vai, non ci è arrivato veramente per poco Lombardi, ma le idee ci sono e Montebello là davanti può ancora far male. Ricordiamo i due anche compagni di nazionale nell'Under 19, intanto questo tiro da fuori di Lombardi, deviazione molto pericolosa da parte di Galimberti. Ora Tamborin Degui, c'è il blocco di Zucchetti, ne approfitta solo per un istante il numero 9 monzese. 2.32 al termine di questa prima frazione di gioco, equilibrio totale. Peripoglia para praticamente il tiro di Galimberti, può ripartire il Montebello con Lombardi, inserimento proprio di Peripoglia, si va da Borgo, si gestisce molto bene in difesa il Monza, fa fatica il Montebello a ripartire, a trovare spazi. Ora Ipinazar va a bloccare Borgo, ne approfitta, c'è il fallo però in attacco del numero 6 Scuola Braganze. Qui fallo fiscato ai danni di Andrea Borgo, un blocco su Zucchetti, Montebello che ora sale a 5 per quanto riguarda la situazione di fallo di squadra contro i 3 del Monza. E visto che siamo solo al primo tempo, Montebello deve stare attento, ricordiamo che al decimo fallo ci sarà un penalty a favore del Monza. Tamburi Degui, Zucchetti, ecco il tiro da fuori, sporcato da Borgo. Notiamo come Borgo ogni volta che riesce a parare un tiro di fatto esulta come se avesse segnato. Un buon segno, attenzione Lombardi, non trova la pallina giusta, ora Fongola deve praticamente gestire lui la sfera. Ora Peripoglia lo scarico verso Borgo, buona possibilità per il Montebello. Sì, c'è stata un po' di incertezza anche di Fongaro con i suoi compagni, voleva servire il compagno più vicino che non c'era. Attenzione Peripoglia, Peripoglia, eccolo lì, la porta avanti, lui ancora, lui Alberto Peripoglia, Montebello 2-1. Golazzo da parte di Alberto Peripoglia con il suo estro, ha cercato un alzescaccia, non gli è riuscito, lui insiste e riesce a trovare lo spazio giusto sotto le gambe di Pippo Fongaro. Montebello che trova il vantaggio a 1 minuto e 20 al termine della prima frazione di gioco. Montebello 2, Monza 1. E guarda lì Gabri, due gol dei due ex, Borgo e Alberto Peripoglia, sono loro ora fin qui a far male alla sua ex squadra, e ora Montebello ha una carica incredibile. Molto importante per la squadra di Zini andare negli spogliatoi con questo vantaggio, invece non ci sta il Monza che ora va vicino al 2-2 con Petrocchi, con questo assist volante da parte di Tamburin Degui. Ancora Petrocchi attaccato da Ipinazar, il tiro facile, risposta da parte di Manu Carrion. Ultimo minuto di gioco, intanto Montebello che vuole gestire questo vantaggio, portare le squadre sul appunto risultato attuale, non rischiare nulla, perché ricordiamo che ci saranno altri 25 minuti che Gabri, se sono come primo tempo, sono veramente incredibili. Borgo dietro porta, pensa per un attimo all'alza e schiaccia, deve sfidare Fongaro, attenzione a Borgo, quasi gli riesce, poi vari contrasti, c'è il fallo del Monza, attenzione a Lombardi, chiama però il fallo il direttore di gara. Sì, ultimi 17 secondi ancora prima della sirena che manda tutti a bere un tè caldo. Montebello può portarsi la pallina nello spogliatoio. Lombardi che si ferma dietro porta. Di lui c'è Zucchetti, ancora Lombardi. Va verso Peripoglia, il tiro di Peripoglia mette tutto a tacere Tamburi Degui. Si conclude la prima frazione di gioco, Montebello avanti 2-1 con le reti di Andrea Borgo e Alberto Peripoglia, mentre il momentaneo pareggio Francisco Biesa. Prime impressioni? Sì, sicuramente due squadre che se la giocano alla pari, hanno voglia dei tre punti, hanno fatto vedere veramente tanta roba. Montebello più incisivo qua nel finale grazie alla rete di Alberto Peripoglia, pericolosissimo comunque il Monza là davanti,
saranno 25 minuti di gioco ancora impressionante. Intanto ci raggiunge in cabina di commento Paolo Virdi. Paolo Virdi, che di certo di hockey e anche di Monza ne sa. Ti chiedo le prime impressioni di questo primo tempo. 2-1 meritatissimo del Montebello. Non è una partita spettacolare perché stanno facendo della difesa il dogma entrambe le squadre. Non a caso l'unico gol segnato dal Monza è stata forse l'unica transizione concessa. Di qua il Montebello sta facendo molto di più, il punteggio è chiaro. Non mi aspettavo nulla di diverso, semplicemente perché forse quel 7-0, come ne parlavo nel pre-gara, è fasullo perché il Vercelli non è quello, e la sconfitta di misura lottando a Sarzana invece ha fatto vedere un Montebello che sta dimostrando di saper stare in pista, fa tutte le cose giuste, confermi Gabriele, sì, sì. E quindi va in porta in modi diversi, sfrutta gli spazi, le verticalità, difende. Esatto, ti chiedo proprio questo: secondo te la squadra di Colamaria non si aspettava un Montebello così ben organizzato? Allora, come dire, il pensiero che ho in testa senza che nessuno si arrabbi. Quando è una squadra molto giovane e solamente 3 giorni prima vinci così, è inevitabile che addosso ad atleti inesperti ad essere completamente protagonisti resti qualcosa del pensiero di siamo forti, e poi giustamente vieni qua, ti pettinano, come è giusto che sia, perché il Montebello A è ben allenato, B è ben preparato e quindi fino al 50° corre. Bisogna fare una partita in sofferenza, qua dentro su questa pista nessuno verrà a portarla via facile, questo è garantito. Quindi 2-1 adesso è quanto più di veritiero, perché fondamentalmente di là Carion, sì, un paio di parata ordinaria amministrazione, non la più. Forse anche il Monza è un po' troppo Bielsa dipendente per tante situazioni, soprattutto quella di transizione al di là del gol. E poi invece davanti abbiamo scoperto, scusa, il pubblico della Serie A ha scoperto che Petrocchi sa attaccare gli spazi alla velocità che hanno pochi. Quindi, però insomma, non stiamo qua a dire che l'ha vinta il Montebello, il Monza deve giocare un'altra partita, cioè deve proprio switchare, capire che bisogna qua sudare, non mollare niente, anche perché ogni raddoppio del Montebello non è fine a se stesso, ma porta sempre a un recupero di pallina, a non essere mai scoperti. La squadra gioca bene. Sì, esatto, mi hai rubato la domanda che infatti volevo farti. Se il Monza, scusa, fosse Bielsa dipendente, sembra nella partita che abbiamo visto a Vercelli sembrava quasi di sì, e invece sì, qua sembra tutt'altra storia. Sì, no, beh, stasera anche i tamburi indieghi che non abbiamo mai tirato in porta, e questa è la sua spiegazione. Chiaro poi che bisogna vedere i prossimi 25 minuti. Secondo me abbiamo sulle cuffie, non sentiamo con la Maria che urla, perché ci sarà questa situazione allo spogliatoio come inevitabile. Però mi aspetto un secondo tempo anche un po' più divertente, perché se ti serve Scar devi spingere un po', si scopre. E abbiamo visto che Lombardi, Borgo, gli spazi li stanno a sfruttare, quindi esatto, può essere un'occasione. E fatalità, i 2 gol del Montebello arrivano da 2 ex Monza, Borgo e Peripolli. Sì, Peripolli tanti anni fa, Peripolli lui è esploso a Breganze ormai più di 15 anni fa, è stato uno dei talenti. Forse quando è emerso lui c'erano tanti talenti, probabilmente se fosse un classe, che ne so, 2000, oggi sarebbe uno dei top player italiani. Rientra sempre in quella casistica, no? Di quei giocatori che forse hanno vinto troppo poco per quello che sono stati realmente a livello di classe. È un signor giocatore. Adesso quanti anni ha? Lui è 36, penso più o meno. E quindi
e quindi adesso ti rilascio a Bob. Io ho l'unico dispiacere di essere qua e di non potervi ascoltare e vi rifaccio lavorare. Allora io ti ringrazio. Grazie, per questi Gabriele. Minuti ora. Grazie. Un paio di minuti di pausa anche per voi e poi ci ricollegheremo dal Palasport di Montebello. Rieccoci collegati dalla Palasport di Montebello per il secondo tempo di Montebello Monza, ricordiamo, padroni di casa della TR Chimica, avanti 2-1. Sì, Montebello che nei primi 25 minuti di gioco ha fatto vedere una formazione ben impostata in pista, sicura nella gestione di palla e nelle due occasioni più lampanti è riuscita ad andare a sbloccare appunto e marcature, prima con Andrea Borgo e poi con la rete del momentaneo vantaggio con Alberto Peripolli, che ha riportato in vantaggio appunto sul 2-1 dopo il pareggio trovato dal numero 6 Brianzolo Bielsa, che aveva rimesso in gioco appunto i Brianzoli dopo essere andati sotto. Però la partita è veramente equilibrata, bella da vedere, saranno 25 minuti di gioco sicuramente all'altezza a mio avviso del primo tempo, anzi ci divertiremo ancora di più sia noi che voi amici telespettatori da casa. Qui la cornice del pubblico è abbastanza importante, Gabriele, quindi fa sicuramente bene questo segnale a tutto il mondo hockeyistico, vuol dire che c'è la voglia di ritornare al palazzetto a vedere le squadre, ed è questo quello che ci piace. Abbiamo fatto anche due chiacchiere con Paolo Virdi durante l'intervallo, lui che ha confermato che la partita precedente del Monza, ricordiamo 7-0 ai danni della Vercelli, è una partita da prendere un po' con le pinze. Una squadra giovane può montarsi la testa e il Montebello probabilmente vuole farle abbassare la cresta. Sì, sicuramente un 7-0 ai danni soprattutto di quella formazione che hai di fronte, perché ricordiamo che il Monza si è trovato l'Engas Vercelli, una squadra che punta veramente ai piani alti, ma non solo alti, alti alti del nostro campionato, quindi un risultato così importante, così netto, è sicuramente da gestire, può, non si sa sulla testa di ragazzi così giovane cosa può comportare. Sicuramente un Monza che ha tutte le carte in regola per ribaltare a pieno questa partita. Lo sta facendo comunque vedere, le occasioni ci sono state. Montebello solo più cinico sotto porta, che è riuscito a siglare le due reti. Abbiamo visto anche una scena un po' curiosa in questo momento, c'è stato un cambio della pallina come in accordo tra i due capitani. Andiamo a vedere i due quintetti iniziali per il Montebello, sempre Carrion tre pali, Lombardi, Borgo, Loguercio e Pinasar, mentre per il Monza Fongaro, Petrocchi, Galimberti, Zucchetti e Tamborindegui. Sì, Montebello che cambia rispetto all'avvio, fa partire fin da subito il numero 73 Loguercio invece di Thomas Cardoso, mentre il Monza riconferma il quintetto iniziale. Monza che cerca di farci subito vedere nei pressi dell'area di Carrion con Tamborindegui, si inserisce Petrocchi, bello il gancio di Tamborindegui seguito da Ipinazar, pallina alta, Zucchetti tiro parato ancora da Borgo che praticamente gli urla addosso a Zucchetti. Ora Bielsa va da Tamborindegui,
Petrocchi. Petro porta ancora l'11, squadra forte Marmina, ora Zucchetti. Non trova lo spazio, si va da Tamborineguì, il piatto, il tiro parato da Ipina Zarra. Cerca di distendersi ora la squadra di Zini. Borgo. Sì, Monza vorrà trovare quanto prima il pareggio per poi concentrarsi e tentare tutto per tutto per trovare il vantaggio. Ma abbiamo Montebello che di certo non vuole regalare nulla, anzi vuole fare la voce grossa, e però attenzione perché sono già 6 i falli di squadra, appunto i danni della Montebello. Ricordiamo che a 10 ci sarà un penalty concesso alla squadra avversaria e questo sicuramente è un dato rilevante. Posizione quindi del Monza già battuta, si alza anche un po' il pressing del Montebello. Vediamo Ipina Zarra, ruba palla, Lombardi gira volta, rientra, trova però lo spazio. Aveva anche lo spazio per servire Ipina Zarra, ha tentato l'uno contro uno, cioè, un peccato di egoismo il giovane Norris. Ecco qui Lombardi, passaggio forte da terra verso Borgo e ora Ipina Zarra, blocco de Borgo, ora Lombardi deve difendere palla, ancora il 73, va di fisico Biesa per un attimo, poi Ipina Zarra mette tutti d'accordo, eccolo qua Ipina Zarra, può entrare Ipina Zarra, l'assist per Lombardi, ancora Ipina Zarra alza e schiaccia Pongaro in qualche modo, bella azione del Montebello, vicino il 3-1, veramente strutturata veramente bene, ma attenzione perché Lombardi ha spazio, Lombardi, Lombardi, la palla rimane lì, Fongaro ci mette una pezza e fa un miracolo. Il Monza non si aspettava questo primo pressing iniziale, ecco il rigore in favore del Monza, il blocco irregolare da parte di Zucchetti e ora penalty in favore del Montebello, rigore netto qui a favore del Montebello, è stato veramente bloccato in modo irregolare qui per Lombardi da, grazie alla regia, da Zucchetti, qui il fallo ci sta tutto. Montebello vicinissimo prima con Ipina Zarra che aveva servito Lombardi, poi lo stesso Ipina Zarra ha provato l'alza schiaccia, Lombardi, scusate, Fogaro ci ha messo una pezza, ha fatto un miracolo, ma ora il Montebello ha una ghiotta possibilità e sembra proprio essere Luca Lombardi ad essere il responsabile di questo tiro di rigore, lui che contro Sarzana ha segnato proprio dal dischetto. Ora è Fongaro contro Lombardi, i due si conoscono anche per esperienza in nazionale, si deve aspettare il fischio del direttore di gara. Il tiro e la parata di Fongaro sulla linea, la palla, la pallina sulla linea, guardate, incredibile. Poi Bielsa le va a dire qualcosa a Lombardi. Non si è capito perché la pallina veramente è rimasta lì, Fongaro comunque sta di fatto che mantiene il risultato invariato, parziale ancora di 2-1 a favore del Montebello. Qui era una grande opportunità, non si è sfruttata dai luoghi. Si era provato un raso a terra Luca Lombardi con il gambale, è riuscito a dirgli di no tipo Fongaro. E quindi appunto, come ben detto te, il parziale rimane sul 2-1 in favore della TR Chimica. Petrocchi viene seguito proprio da Lombardi, commette il fallo numero 7, chiede anche scusa ai propri compagni. Luca Lombardi poteva evitare sicuramente questo fallo, dato che Petrocchi aveva portato la sfera verso la sponda. Sì, una zona di campo non troppo pericolosa, era sicuramente evitabile questo fallo di squadra. Sono 7 ora i penalty, veramente stare attenti. Attenzione il tiro di Bielsa con il pattino, ci è arrivato Carrion vicino al pareggio il Monza, ora Tamborindegui, ancora Zucchetti cerca di schiacciare il Montebello, ora il Monza, attenzione a questo tiro di Tamborindegui, c'è il petto di Loguercio a dire di no, poi guardate come Zini faccia segno a Loguercio di andare in avanti, ora Borgo cerca proprio l'assist, lascia al 73 Vicentino la chiusura da parte di Tamborindegui che cerca di fargli far salire i suoi, chiusura, qua c'è il fallo, attenzione ancora un altro fallo di spalla, scatti i danni del Montebello, ora sono 8, fermo ancora 4 invece il team Sardex Carmonza, sono 8 i falli e... sì, Montebello
ha rischiato un po' troppo. Ha provato il tiro diretto Bielsa, però pallina che finisce alta sopra la porta di Fedorov. Buona mano il Carrion, ora lo guercio sempre di fisico, deve andare a lottare, lo guercio riesce a passare, l'assist verso Lombardi, sfiora il 3-1 molto bello, ha fatto una cosa bellissima Matteo lo guercio, Lombardi non è riuscito ad approfittare. Incredibile questa opportunità del Montebello con Luca Lombardi che la spara fuori, c'è la porta veramente sguarnita. Ma grande la giocata di Matteo Luguercio, era andato via la doppia marcatura, ha servito perfettamente Lombardi e qui si mangia veramente un po' già fatto. Per ripartire ora il Montebello con questi 2-3, Pinazzarra però preferisce gestire e andare da Borgo. Montebello che abbiamo visto con un pressing in questo avvio di secondo tempo che non è proprio la caratteristica migliore della squadra di Zini, che però sta portando ai suoi frutti, sta anche creando molto ma manca la finalizzazione. Sì, più che altro ha veramente rischiato di fare due gol perché veramente è andato veramente vicino. Pressing e la concretezza sì del Montebello è molto più cattiva in questo avvio di partita, sta dando anche sì. E anche qui probabilmente mister Colomaria non si aspettava questo avvio del Montebello così in pressing a creare disagi appunto nella difesa lombarda. Monda che sicuramente cercherà di mettere in campo qualche forza in più, a trovare qualche spazio nuovo per mettere a disagio la formazione allenata da Zini con un Carrione che comunque sta facendo il suo. Sì, Carrione è veramente sugli scudi questa sera, sta mettendo in atto una prestazione veramente sublime. La rete non vuol dire niente perché è stata veramente grande la giocata di Bielsa a trovare appunto la rete del pareggio del 1-1. D'altro canto abbiamo anche un Fongaro che sta facendo veramente una grande prestazione. Ecco che ritorna in campo Thomas Cardoso al posto di Luca Lombardi, che sappiamo Lombardi è un giocatore molto veloce, molto reattivo, ha bisogno anche lui un po' di riposo. E allora Cardoso al suo posto. Petrocchi, giro a tre per il Monza, ci sta Mazzucchetti, eccolo Petrocchi, ritorno da Mazzucchetti, si fa sentire Borgo, Petrocchi, il rovescio murato dai Pinazzarra, lotta sull'angolo a vincere il contrasto, è il capitano biancorosso, può distendersi ora la squadra allenata da Zini. Cardoso. Mauro Zini vuole anche un po' più di lucidità là davanti, Cardoso è sicuramente più uomo d'area di Lombardi, attenzione anche qui Pinazzarra, era tutto solo davanti a Fongaro, lì la spara veramente come si suol dire in bocca e ancora Montebello che non riesce ad allungare il vantaggio. Grandissima chance ancora una volta per il Montebello, tante le chance create, ancora però manca di finalizzazione questa volta in Pinazzarra, che comunque non è un goleatore per caratteristiche, però sicuramente poteva fare meglio. Sì, si è trovato la pallina davanti appunto a Fongaro tutto solo, ha optato per questa accompagnata e l'ha sparata veramente addosso. Monza che si salva ancora. Galimberti ha messo piede in campo in questo secondo tempo, ora Petrocchi cerca lo scambio con Tamburi Degui, lo guercio, fa sentire l'archivico e vince il contrasto, poi lascia sfera a Pato Pinazzarra, lui che è il faro della manovra di gioco del Montebello. Si va da Borgo, lascia vedere lo guercio, servito, gestisce verso Pinazzarra, gioca molto bene in questo scambio il Montebello. Borgo, ancora Pinazzarra, si fa vedere Cardoso, servito. Borgo prende spazio i Pinazzarra, eccolo l'ex Viareggio che porta, il guercio si muove in area,
si va da Borgo per pensare al tiro, finta, perde però il contatto con la pallina, allora Bielsa a lottare proprio con Borgo, attenzione perché Galimberti era pronto dall'altra parte per partire Cardoso, c'è il Guercio, servito in aria, lo Guercio, arriva il gol di Leandro Cardoso, segna 3-1 del Montebello, Thomas Cardoso. Anzi no, non è successo, non è gol, non è gol. Pallina alta, penso. Sarà fermato tutto, i ragazzi sul tavolo, non capiamo. Lo rivediamo qui. No. Dubbio. Il direttore di gara ha fiscato stecca alta. A noi però ci rimane il dubbio. Veramente incredibile perché... Non... Molto bello che allora di fatto aveva segnato il 3-1, però ecco, fa segno adesso il direttore di gara, steccata probabilmente da parte di Thomas Leandro Cardoso. Quanto è successo, vediamo, ma la pallina non sembrava così alta in realtà. Sì, forse la stecca di Cardoso quando fissando il fallo per qui un'altra volta. Grazie ancora alla regia di Lorenzo Pellizzaro, le riprese di Leonardo Bergamini. Sembrava veramente già tutto fatto, l'arbitro ha fischiato questo fallo per sfera troppo alta, e sta di fatto che a 18-15 al termine di questa sfida il risultato è ancora fermo sul 2-1 dopo un Montebello che nella ripresa è andato vicino almeno per tre occasioni all'allungo, ma manca ancora una vita e ne vedremo ancora delle belle. Lele Gavioli a recuperare palla per il Monza, che sicuramente deve farsi coraggio, andare con più potenza verso l'area di Carione, ma con un po' di cattiveria la squadra di Colamaria questa sera. Rinegui a spazio, il tiro Carione, grande risposta, grande ancora la risposta di Carione. Ora Pippi Nazar, strada Borgo, Cardoso fa segno al proprio compagno di salire e andare nella metà campo avversaria. Peripolli, Cardoso, Borgo, Peripolli, cerca finte, cerca l'assist, va da Pippi Nazar, Cardoso, certamente un po' qui Thomas Cardoso, gli scippa palla Gavioli, allora può ripartire il Monza con Galimberti, ora tamburi degui, Galimberti e il tocco da parte di Pippi Nazar, si appresta a rientrare in campo Luca Lombardi per la squadra di casa. Gavioli, sì, Zini ora prova anche a ruotare i suoi che stanno sprecando veramente tante energie. Attenzione ancora nel lungo Montebello, Pinasar, sicurità per il Montebello che però decide di tornare indietro per i Polli. Cardoso deve lottare in area di rigore, subisce un colpo Galimberti. Sì, Galimberti accusa tutto un colpo al gomito, cioè. Alza, quindi speriamo nulla di grave. 16-25 al termine, Montebello avanti 2-1 sul team service Carlo Monza, che comunque sta giocando una buona partita, come detto prima manca un po' di cattiveria sotto porta contro Montebello che sta creando molto ma finalizzando poco. Borgo contro piede Montebello, Cardoso può puntare, entra, schiaccia Cardoso! Eccolo qua, Thomas Leandro Cardoso, e questa volta nessuno lo può annullare. 3-1 del Montebello, eccolo, il primo gol italiano di Thomas Cardoso. E questa volta è tutto regolare, ancora lui, Thomas Cardoso. E guardate che gol, signori, alza e schiaccia sul tamburin de Gulli, la piazza dietro al Congaro. Gran gol, e ora Montebello avanti 3-1.
gol importantissimo per la squadra di Mister Zini, che a 16-08 ora ha due lunghezze di vantaggio contro il Monza. Gran gol di Thomas Cardoso, che di certo dopo aver visto farsi annullare il gol non poteva di certo rimanere a secco questa sera, e si regala quindi la prima gioia italiana. Ma sì, perché anche aveva già esultato, aveva già fatto tutto, aveva voglia appunto di questa rete, l'ha ritrovata con un gesto tecnico impressionante. Ancora lui prova a spararla dalla diagonale sul primo palo, ora è carico, Montebello ci crede, ma manca, attenzione, ancora 15-44. E ora Tamburi Indegui, area di rigore, ancora Tamburi Indegui, cerca di entrare, Carrion lo ferma con il guantone, buona la difesa messa in campo da Zini. Ora Lombardi, Cardoso, ma rientrato in pista al posto di Andrea Borgo, di Pina Sarra, che di fatto non mi pare sia mai uscito dal campo, vogliamo infare un po' della squadra di Zini. Sì, lui che è veramente un pilastro di questa formazione, è stato promosso fin da subito capitano della squadra per la sua sicurezza, concretezza e soprattutto sicurezza in fase difensiva. Ecco qui, proprio Pina Sarra lancia lungo Cardoso, preferisce andare dietro porta, viene, cerca una sorta di tunnel aiutandosi addirittura con il ferro della porta. Ora può ripartire però il Monza con Bielsa, si va da Galimberti, ancora Bielsa, Tamburi Indegui, scambio tra i due argentini. Il Monza ci crede comunque e ha tutte le carte per farlo, ha fatto vedere tanta pericolosità là davanti, non è veramente nulla di scontato ancora. Ora Cardoso chiama la calma, si va da Ipin Azar, ricordiamo un tabello, quota 8 falli contro 4 del Monza, questo è un dato da tenere d'occhio. Ora Gavioli può pattinare a spazio il 76 monzese, il tiro di Gavioli, Carrion ancora a dire di no all'attacco della squadra di Colamaria. Pallina giocata in avanti da Peripolli, prova la schiaccia e qui se l'ha preparata benissimo Alberto Peripolli, c'è la chiusura però di Pippo Fongoro. Ancora Monza con Bielsa, l'accompagnata centrale non crea disagi nella difesa di Carrion. Ora Cardoso può far salire i suoi, ma Montebello vediamo che vuole gestire il possesso. Sì, Montebello ora ha 30 secondi ancora per mantenere la scala, prova però ad essere pericoloso là davanti. Lombardi alla ricerca della deviazione di Peripolli, che la devia veramente tu nulla, ma Fongora ancora sugli scudi. Tamburi Indegui, più della linea di tiro Peripolli, Galimberti, sostituisce Lombardi, servito Gavioli, rientra il tiro rado terra, esce fuori dallo specchio della porta di Carrion. Di Pina Sarra riesce a gestire, Cardoso passa, può puntare Fongora, Cardoso a Cardoso! Thomas Lombardo Cardoso fa 4-1, è la doppietta del portoghese, 4-1 Montebello. Ancora Cardoso fa doppietta, lui Thomas Cardoso con un alza e schiaccia, lo stesso che l'abbiamo visto nella terza rete, gran gol ancora del 79 biancorosso. E ora Montebello si trova avanti di tre lunghezze quando mancano ancora 13 minuti e 0-1, ma ora la sicurezza si può fare importante, grande gol qui. Ancora una volta in alza e schiaccia Thomas Lendario, come piace farsi chiamare. Cardoso mette la propria doppietta personale, è qui vedere il replay, riesce ad andare via e in alza e schiaccia mette dentro il 4-1 del Montebello. Ora un risultato che rende Montebello un po' più sicuro, può sicuramente gestire la partita in un modo di più sicurezza, però 13 minuti Gabri sono letteralmente una vita. Sì, sappiamo bene che nell'hockey 13 minuti sono tanti, Montebello deve rimanere concentrato, tre lunghezze di vantaggio contro un Monza che ricordiamo in attacco è molto pericoloso, ha dei giocatori molto tecnici, infatti parlando proprio di tecnica. Ecco che rientra in campo il giovane Alessandro Uva, un figlio d'arte.
Sì, Alessandro Ruba l'abbiamo visto giocare anche appunto nella prima parte di partita. Sicuramente prova a cambiare qualcosa qui Domenico La Maria, ma ha le carte per farlo. Bello che le conferma ancora il quintetto Lombardi, Pericolli, Loguercio e Pinasar. Dunque spazio per rifiatare per il numero 79 Cardoso. Allora 8-4 invece per quanto riguarda la situazione dei falli di squadra. Dunque sicuramente occhi puntati anche ai Veneto. Guarda la chiusura da parte di Loguercio. Zucchetti, Galimberti, Tamburinegui, che andrà a concludere. Allora Galimberti, la parata da parte di Pericolli, che poi riesce pure a gestire e andare da Lombardi per puntare Zucchetti, lui che sicuramente ha un altro passo. Poi in qualche modo la pallina arriva da Loguercio, Pericolli, Pinasar, arriva di corsa Lombardi, scarico su Loguercio, attraverso i Pinasar, il blocco di Pericolli, si va da Lombardi. Vediamo un Monza come sia un po' in balia del possesso del Montebello. Anche Zini fa i complimenti, applaude i propri giocatori. Montebello che ora va al limite dei 45, ecco l'errore, ma anche il ritorno di Lombardi solo per un attimo, perché Zucchetti cerca l'assist, ma c'è la chiusura da parte di Pato e Pinasar. Palla lunga però è Lombardi, può puntare Uva, Lombardi alza e schiaccia, scrive di passare, folga e poi gol di Luca Lombardi, fa 5-1 il Montebello, ha segnato ancora Luca Lombardi. Grande gol del numero 7 Luca Lombardi, che trova così la sua prima rete con i colori del Montebello. Grande gol ed è 5-1, scusate, sì, bravo. Aveva trovato anche la rete all'esordio contro Sarzana, scusate l'errore, ma Luca Lombardi fa un grandissimo gol qui, fa un'azione personale veramente impressionante. Gran gol Montebello, ora 5-1 Gabi. Ovviamente il Monza che si fa rifà sotto con Zucchetti, ora alza il pressing alla squadra di Colla Maria, adesso è bene a gestire per i polli, ora Lombardi si va da Borgo. Vediamo ora anche l'intelligenza tattica da parte di Mister Zini nel momento in cui il Monza alza il pressing dentro due giocatori rapidi come Lombardi e Borgo, uno con l'estero di Peripoli e poi la boa là davanti Matteo Loguercio, eccolo qui in possesso, riesce ad andare da Peripoli, guarda palla, allora ecco la rapidità di Uva per puntare ancora Uva, cerca di far vedere la sua qualità tecnica, viene fermato da Lombardi, ora Peripoli può puntare Tamburinegui, a lottare arriva il raddoppio di Zucchetti e la gestione palla poi da Pericoli è perfetta. Allora Montebello che può respirare e si prende anche gli applausi del pubblico qui del Palasport. Arriva il fallo da parte di Zucchetti, il quinto del Monza contro gli otto del Montebello. Sì, qui Mauro Zini fa anche rifiatare un po' fatto i Pinasar, che ha giocato tutta la partita in una maniera incredibile fin qui. Tanto tanto di cappello qui per Pato e Pinasar, spazio anche per ricaricare le batterie. Molto bello che gestisce ora la pallina nell'arco di tutti i 45 secondi di gioco e lo ha messo a un risultato. Attenzione però al nono fallo di squadra fischiato ai danni appunto del Monte Bello. Al prossimo ci sarà un tiro di prima a favore del Monte. Sì, una lotta molto fisica tra Zucchetti e Loguercio. Come del fallo è stato l'ex giocatore del Montecchio Precalcino. Zucchetti, Tamburinegui, il tiro, la deviazione da parte di Uva, che però non riesce a centrare la porta. Borgo, l'inserimento per Lombardi, sfiora il gol, il 6-1 la formazione di casa. Ora Tamburinegui, il tiro di Tamburinegui di testa, Juan Carrion a rispondere presente. Arriva anche il sesto fallo di squadra del Monza. Sì, 9-36 al termine di questa sfida, 9-6 la situazione di fallo di squadra. Vediamo che al prossimo ci sarà un tiro diretto a favore del Monza e può di fatto ancora riaprire la partita.
Lombardi. Lombardi rischia molto, perde palla, si va da Tamburin Degui, difende anche lui la sfera. Tamburin Degui, Carrion! Il tuffo riesce a parare. Manu Carrion risponde presente al proprio connazionale, poi pallina giocata in avanti. Attenzione, pallina messa in mezzo per Pelippoli, non arriva l'aggancio allo Guercio, attenzione a Lombardi, ancora allo Guercio, cerca l'assist, l'anticipo di Juve fondamentale, vicino al 6-1 la formazione della Fiera Chimica. Sì, lasciami spendere due parole per Juan Carrion, che questa sera sta mettendo in atto una partita, una prestazione veramente sublime, Gabri. Al di là di gol non ne ha fatto a passare una, stentando almeno tre occasioni per i Brianzoli. Non a caso, lo ricordiamo, Juan Manu Carrion che ancora una volta si fa vedere, ricordiamo appunto, lui campione del mondo con l'Argentina Under 19. Addirittura Lombardi, ancora Lombardi, al giro della porta, ha cercato la zescaccia, qui bravo il fondaro a chiudere, ora Biesa, lascia palla, Tamburin Degui, ancora Tamburin Degui, cerca anche lui la zescaccia, bravo Carrion a dire di no. Altro cambio per il Montebello, fuori Lombardi, ancora Ipinazar in campo. Tanto appunto fa rientro Ipinazar, vuole un po' di rivedere quella sicurezza in fase difensiva che forse questi due minuti il Montebello ha un po' rischiato. Lombardi ha bisogno anche lui di ricaricare le batterie. Biesa non si muove ancora la panchina per adesso. Zucchetti litiga un po' con la sfera all'84, il tiro alto, e questa però è la pallina era alta, e c'è la rete, c'è la rete, vediamo a chi è assegnata questa rete del Team Service Cas Monza, vediamo il numero 84 dalla distanza, e allora è sua la rete di Matteo Zucchetti, che trova così la rete del 5-2, riporta in partita i suoi quando mancano 8 minuti al termine di questa sfida. Sembrava sì, forse un po' alta, ma Righetti è sicuramente più vicino di noi. E allora il Monza che si riporta sotto a 8 minuti dal termine, gol del 5-2 firmato allora da Matteo Zucchetti, l'ex Percelli. Borgo dietro porta, seguito da Bielsa, si rinnova il duello tra i due numeri 6, ancora Volgo per avere la meglio, è il 6 del Monza, Francisco Bielsa cerca di ripartire, Bielsa ancora diventa buona per Zucchetti, tiro, pallina all'esterno della rete, ha subito anche il fallo, Carrion si lamenta infatti il portiere ex Bancaria. Montebello a rimettere la pallina in gioco con Ipinazar, pressing alto da parte del Monza, è efficace, Zucchetti recupera, scambio con Biesa, si arriva da Tamburin Degui, cerca di alzare, chiusura alta da parte di Borgo, però il colpo è arrivato mi pare sul corpo di Biesa, viene fermato il gioco, si è colpito sul volto, quindi giusto qui Tamburin Degui interrompere subito l'azione per assicurare che tutto Tamburin Degui se nulla di grave, diciamo, riesca a rimanere anche in pista, però sappiamo sicuramente quanto può far male una pallina, una steccata sul volo, giusto qui dal duo arbitrale in campo pareggiato. Attenzione, attenzione, Bielsa riporta a pieno in partita i suoi, rete da fuori. Montebello che è rimasto in palla sulla ribattuta sulla punizione del Team Service Cas Monza, che di fatto 7-27, Gabri, siamo 5-3 ora. Sì, il Monza adesso si riporta sotto, ha riaperto la partita, si rivedono un po' i fantasmi della scorsa stagione, il Montebello che si porta avanti per un paio di lunghezze, ma poi a quei 5 minuti di breakout in cui subisce molto, e ancora una volta è la prova, Monza che recupera un'altra pallina, può ripartire il Tamburin Degui sull'ollo dell'entusiasmo, ora il Monza gestisce verso Zucchetti. Sì, Monza ci crede ora, ha trovato due reti veramente molto bello, non ci aspettava, e ora manca ancora una vita, attenzione perché ne vedremo ancora. Ipinazar deve lottare con Zucchetti, arriva il fallo da parte del giocatore in casacca numero 84 del Monza, l'ottavo fallo di squadra
formazione di Nicola Maria, e attenzione però anche ai falli del Montebello perché sono a 9. Borgo, 5 secondi fischiati al 6 Scuola Breganze. Zucchetti, Tamburi Degui, sembra più cauto ora il Montebello, tiro da fuori, diventa buono ancora per Petrocchi, c'è il contrasto con i Pinesar, non c'è fallo secondo il direttore di gara, riparte ora il Montebello, pericoloso con Cardoso. Borgo, ancora Cardoso, nuovamente Borgo, tirata in avanti ancora verso Cardoso, sempre lotta fisica con Zucchetti, deve difendere il raddoppio per i Polli, bravo a gestire sfera e la Montebello, poi la finta ottima da parte di Borgo, trovato Cardoso in retroporta. Sì, guarda come si alza ancora il raddoppio di marcatura qui del Team Service Carmonza, che va a prendere il marcatore di palla, ci crede, manca ancora 5 minuti, vuole cercare di rifarsi sotto nuovamente. Montebello ora in avanti con Cardoso, Cardoso ancora lui in possesso palla, non c'è fallo, può ripartire Zucchetti, si va da Bielsa, cercato il tiro, viene murato, allora riparte Borgo, poteva lanciare Cardoso, preferisce gestire, eccolo il 79, autore di una doppietta, Lombardi tocca male, poi Borgo, pressing ora del Monza, Pinasar gestisce bene per Lombardi, 5 minuti al termine, 5 minuti di fuoco qui al Pallasport di Montebello, squadra di casa avanti 5 reti a 3 sulla Team Service Car Monza, ora Cardoso pretende troppo, gli ruba palla Zucchetti, poi Petrocchi a gestire verso Tamburi Degui, Zucchetti, ecco Tamburi Degui, Chiesa, Zucchetti, tiro da fuori curato dai Pinasar, può ripartire da Montebello, di Pinasar c'è Cardoso, la chiusura diventa ora con Lombardi, Fogo, Luca Lombardi, fa 6-3, il Montebello ricorda sul 4, Luca Lombardi, ed è Luca Lombardi ancora a riportare nuovamente l'allungo di 3 reti per i suoi 6-3, firmato dal 7 Piarecino, che con questo tiro che in una prima battuta a Fongoro era riuscito a parare, pallina che finisce comunque in rete, Montebello si riporta nuovamente avanti di 3 lunghezze a 4.42 il termine, marchio perché ne abbiamo viste di tutti i colori, non è finita. Non è finito, l'ha ricordato anche Paolo Verdi, qui quando viene ospite il Monza non, cioè, si deve giocare fino all'ultimo secondo, negli ultimi due precedenti proprio qui al Pallasport il Montebello ha sempre avuto la meglio, però vincendo proprio negli ultimi secondi, e ora ancora Carion a rendersi protagonista di una buona parata, 4-28 al termine, Montebello 6, Monza 3, però ricordiamo, attenzione ai falli perché Montebello è 9 e Monza è 8. Sì, sono due fattori da tenere veramente d'occhio perché possono cambiare la partita da un momento all'altro. Cardoso qui prova ad andare via e eccolo, il nono fallo anche per il Monza, al prossimo, per una squadra o per l'altra ci sarà il tiro diretto. 4-20 al termine, a subire fallo è stato Thomas Cardoso. La distanza del direttore di gara Lombardi, Borgo gestisce, Ipinasar, Cardoso, ancora Ipinasar, vediamo come si sono accesi due totem del nono fallo, quindi come ha ben ricordato Simone al prossimo fallo ci sarà una punizione di prima, ancora Carione rispondo al presente, buona la gara del classe 2004, poi Borgo mette la pallina fuori dal rettangolo di gioco, Bielsa, scambio con Tamburi Degui, Tamburi Degui, si va da Bielsa, deve rientrare
però fallo, fallo di Biesa, si è ben visto, la spinta ai danni di Lombardi e l'incaricato, vediamo chi è, sembra essere il Pinazar, sembra lui, sì. Sì, che si è preso la pallina, ha detto ci vado io e cercherà di portare a 7 le reti di biancorossi. I Pinazar contro Fongaro. Prova a partire il capitano del Montebello, Mati Pinazar. Il Pinazar traversa e poi la pallina alta. Sfortunato qui il capitano, giocatore ex Viareggio. Sfiora quindi il 7-3 il Montebello. Attenzione, guarda il Monza con Tamburi Indegui. Ha cercato una giocata bellissima, però non gli è riuscita. Sì, ha fatto per questo alzo schiaccia, è un po' alta. Per il numero 9 Julian Tamorini è ancora possesso Montebello quando mancano 3-3 e 27 Petrocchi cerca di partire in velocità, c'è il blocco di Tamori Degue, eccolo che arriva il decimo fallo anche per il Montebello a 3-16 al termine. Al commetterlo è stato Luca Lombardi ai danni proprio di Petrocchi e Francisco Biesa. Tamori Indegui contro Juan Manuel Carrion, lotta tra argentini. Tamori Indegui a cercare di accorciare nuovamente le distanze. Ricordiamo che da quest'anno bisogna aspettare il fischio arbitrale. Può partire Tamori Indegui contro Carrion. Tamori Indegui la riapre ancora Julian Tamori Indegui, che nel c'è schiaccia, riesce a infilare Carrion. Montebello 6, Monza 4, l'abbiamo ricordato prima, lo ricordiamo anche ora, non è mai finita. Sì, grandissima realizzazione qui di Julian Tamori Indegui, fa, vediamo grazie alla regia, un gol veramente, un gesto tecnico veramente sublime, gancio contro gancio e dopo opta per l'alza e schiaccia che passa di fatto in mezzo alle gambe di Juan Manuel Carrion, che nulla può su questo gran gol di Tamori Indegui che la riapre 6-4, le lunghezze sono solo 2 e manca ancora 3-12, direte non è niente, ma Gabri cosa abbiamo visto? Esattamente, ancora 3-12 da giocare nell'hockey, sono una infinità, li abbiamo visti anche negli altri, nei due precedenti, come abbiamo ricordato anche prima, che di fatto si sono decisi negli ultimi secondi sempre in favore del Montebello, come ha ricordato ancora una volta Paolo Verdi. Il Monza non ha mai vinto qui a Montebello e la squadra di Zini si augura che non sia proprio oggi il giorno che il Monza riesca a portare a casa i primi 3 punti qui dalla pista del Palasport di Montebello Vicentino. Montebello che riconferma il quintetto titolare, Bordo, Cardoso, Lombardi, Pinazar, non vuole concedere nulla il tecnico Zini, come dicevamo appunto ancora 3 minuti e 14 da giocare. Attenzione perché Bordo rischia di perdere la pallina, qui subisce fallo, l'11° fallo di squadra, che può respirare. Quindi a favore del Montebello, 3-0-8 dal termine. Cardoso che va a toccare indietro verso Lombardi, si fa vedere Pinazar nei blocchi difensivi monzesi. Cardoso un po' di spazio, ora ancora Cardoso, il tiro secco deviato però dalla stecca di Tamori Indegui, era una buona chance ancora una volta per Lendario Cardoso, che ti tira da fuori, ancora Borgo a rispondere con i propri parasticchi, con il tiro Carrion, smanaccia, buona parata del portiere del Montebello. Sì, una parata più che importante, attacco scenico. Attenzione, Cardoso fuori di un nulla, ancora una volta Cardoso si fa vedere molto pericoloso, anche il tiro di Zucchetti è altrettanto pericoloso, lui tra un missile che sassata ha tirato di una stecca, ha tirato dalla propria metà campo, ha tirato una bomba, pallina che per fortuna per Carrion è finita fuori, perché se o segnava o gli faceva un gran male.
Yes, anche il tiro deviato da troppi disagi. Succhetti, guarda la finta, il tiro deviato ancora Carrion, quando ancora principalmente prova a trovare il gol con la Bielsa, era Bielsa, ancora Carrion a tirare su gli scudi, come dicevo, pallina da partire avanti, direzione di Lombardi, pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco, il Monza che sta provando in questo minuto 52 che manca alla fine del match, la pallina dentro a cercare la deviazione, la Tamburinelli viene fermata, diventa buona ancora una volta, però c'è fallo in attacco da parte di Bielsa. Sì, giustamente come hai detto te, prova l'opzione palla a pallombella dentro l'area a cercare la deviazione degli attaccanti sotto porta, una soluzione di certo da non sottovalutare per il Brogli del Montepello. Cardoso fermato da Bielsa, lascia palla poi a Tamburitegui, poi litiga quella pallina al numero 9, Lombardi lo fa altrettanto, lascia lì Bielsa con un tunnel, deve gestire, si va da Ipinazar, Cardoso, Zucchetti lo anticipa, può ripartire ancora il 84, sempre il tiro da fuori, ancora una volta però che non c'entra lo specchio della porta, Ipinazar cerca di allungarsi ma è bravo poi Petrocchi, ancora il tiro deviato, diventa buona per Zucchetti, deve controllare palla, poi Lombardi subisce il fallo dal 84 del Vercelli, un minuto alla fine, Zini chiama il time out, ha subito un colpo però Luca Lombardi. Sì, qui Zini vuole far rifiatare i suoi perché manca un minuto di gioco di questa sfida, sono due le reti di vantaggio ma non vuole concedere assolutamente niente perché il Monza, nonostante appunto il doppio svantaggio, non smette di giocare. Intanto ricordiamo che il Montebello nella prossima sfida sarà protagonista nel campo di Benetelep Breganze, il programma per mercoledì 25 ottobre, quindi turno infrasettimanale per gli uomini di Zini questa sfida, mentre un Monza che sarà protagonista in casa contro l'Amatori Vascellodi, derbissimo questo tra le due formazioni, sabato 21 alle ore 20:45. Borgo e conquista palla per il Montebello, va da Cardoso per i polli, guarda con i Zucchetti, c'è il fallo da parte dell'84 monzese, fa il numero 12 della squadra di Colla Maria. E attenzione perché potrebbe qui Colla Maria anche tentare la mossa di togliere Fongaro, ovvero l'estremo difensore, e mettere in pista Galimberti, che vorrebbe dire 5 uomini di movimento. Ancora una buona possibilità con l'alza e schiaccia, Fongaro però ci mette il corpo e dice di no. Appello chiesa per Petrocchi, Ipinazar probabilmente ci mette una pezza, ora può partire ancora Ipinazar, è servito Cardoso, c'è libero per i polli, Cardoso poi preferisce mandare pallina in avanti, Zucchetti ancora, il tiro da fuori, Ipinazar la para, lotta con Bielsa, ancora Bielsa in aria, Bielsa, diventa buona, Tamburindegui per i polli a dire di no, ancora Tamburindegui, subisce il fallo, numero 13 a 9 secondi dal termine. È partita ragazzi, e col Monza è sempre così, una partita che soprattutto nel secondo tempo si accela, soprattutto dei ritmi, mentre nel primo tempo le squadre hanno passato più a difendersi, nel secondo invece il Montebello ha messo in campo il pressing che ha messo in totale difficoltà il Monza, e ora d'altro canto il Monza sta cercando di pressare ma Montebello è avanti di due lunghezze. 10 secondi al termine, Ipinazar vuole gestire palla, allora eccoli qua i primi tre punti del Montebello in questa stagione. Montebello batte Monza 6 a 4.
una ottima prestazione da parte dei vicentini allenati da Zini, che si porta a casa quindi i primi tre punti. E attenzione a queste, beh, qua un po' di nervosismo finali. Nervosismo da parte degli uomini del Monza, giustamente criminano un po' qualche decisione, così come anche il Montebello. Però sta di fatto che Montebello trova tre punti che pesano come un macigno, trova la sua prima vittoria in questo campionato, lo fa alla sua seconda giornata di campionato e lo fa soprattutto tra le mura di casa. Montebello vince sul Team Service Car Monza per 6-4 con un parziale di 2-1 nel primo tempo, grazie appunto alla rete di Andrea Borgo che ha sbloccato le marcature. È arrivato il pareggio da parte di Chiesa, Montebello che ha trovato nuovamente il vantaggio con Alberto Peripolli. Dunque sono stati loro due ad aver segnato per il Montebello, due ex di giornata. Nel secondo tempo sono arrivate le reti di Luca Lombardi, la doppietta, e di Thomas Cardoso, anche lui due reti questa sera, che di fatto hanno messo in bacheca il risultato, nonostante poi le risposte da parte di Zucchetti e Tamborin De Gui, una tra cui sul dischetto di tiro di prima. Però Montebello ha messo la parola fine su questa vittoria, 6-4 il finale. Ricordiamo che Montebello ora sarà impegnato mercoledì 25 ottobre sul campo del Veneta Lab Breganza, sarà dunque derby vicentino per gli uomini di Zini, ma sarà derby anche per il Team Service Car Monza, che ospiterà in casa sabato 21 ottobre alle ore 20:45 l'Amatori Vasche Lodi. Tanto siamo ai saluti finali, ringraziamo come sempre la regia di Lorenzo Pellizzaro, le riprese di Leonardo Bergamino, e in attesa delle interviste post gara del nostro Gabriele Pellizzaro vi auguriamo una buona serata, un saluto appunto da Simone Carraro e al prossimo appuntamento dell'Hockey Monterrey.